Allora, vediamo, intanto aspettiamo, io farò una cosa malsana fai? e andrò a farti vedere solo quel vestito. Aspetta, c'è da spegnere l'audio. Colpa. Allora, perché non gli ha fatto la foto? Ah no, Impossibile. no, no, gliel'ha fatta, gliel'ha fatta. Ah, quelli che dicevi. Sì, ma solo Wow, i sacchetti di plastica. quello. È un grande sacchetto di plastica, sì. Allora, siamo tornati dal nostro viaggio, prima a Vinci nel weekend e poi a Londra, di cui di Vinci avete già visto Un po' di abbastanza foto. cose. Perché sì, ho partecipato insieme a un gruppo che era già formato, io mi sono aggiunta alla gara cosplay con scenetta e tutto, lui girava, faceva l'operatore scenico legato a Magic e abbiamo vinto come miglior gruppo. Quindi anche se non era il mio personaggio preferito, l'ho iniziato ad apprezzare e comunque sono riuscita a portarla al meglio. E mettersi le orecchie è stra divertente, anche se poi ti rimangono le crosse Sì, ti qua per tutto rimane il la tempo, colla la colla e poi mischiata incastonata. al colore verde, quindi avevo pezzettini di colla verde per giorni, perché anche se mi grattavo con la spugnetta non andava via tutta. Non è un bel momento, no, davvero non è un bel Qua è un momento. po' di tinta Sì, comunque. vabbè, ma quella l'ho fatta oggi. Esci. Sì, ho usato la tinta e lo sgrassatore per tirarla via perché non si stacca con niente. Sarà la mia pelle che ha dei problemi seri. E vabbè, sì, poi sto lasciando di crescere, quindi hanno una forma oscena. Ale, No, dai, ci basta, è sta. normale! Ho ricolorato No! la ricrescita! È normale che la E lo cutaccia è un po' so, fa blu. un po'. No, no, non è l'acuto, è un po' blu, è un po' strano. Sì, ok, è strana, ho i Sì, capelli è un po' strani perché strano. stanno crescendo, quindi ho una forma indecente, sembra Erano una mela. piccolini e stanno crescendo. Sì, sembra una mela. Se Non è vero. No. metto in piedi un po' di questi, Non. un Così, allora sì. trimoticuolo, e sembra una mela. Vabbè, oltre a parlare del mio taglio di capelli, che non è effettivo un taglio di capelli, Sì. a Vinci Abbiamo abbiamo preso fatto un po' di cose, che quindi sono il le Player Reward. Award. Prima ti avevo chiesto di suddividerle tra Ah quelle no, ho più wow e quelle messo qua wow. davanti quelle wow. Le super wow, penso siano da questo in poi. Abbiamo trovato Negare, che è stupendissimo. Lo metto, no? È riuscito a metterlo Terminate. No. a fuoco. No. Ok. Questa che è bellissima. Fonde. Bonders. Mi nascondo. Toppe luci, ok. Fonde. Fireball. È bellissima anche Che questa. è stupenda, con gli omini qua che... E dico, cos'è questo? Manalik. Che nel momento in cui leggerete l'artista, piangerete un secondo con me. Grazie. Non tutti. Beh, qualcuno sì. Ciao Montre. Ciao! Putrify. Oh, moramo. Sì, era Putrify. Sì, potrei fare. Lightning Helix. Che è questa sta fica? Questa è wow. Era esatto, Sì. Montre, piangi un po' con me, che tu so che mi capisci. Doomblade, che è bellissima, cioè questo dragotto è bellissima, e poi quella che diciamo è la più, cioè quella di cui potremmo essere più orgogliosi perché non abbiamo preso i fulmini che c'erano, ma economicamente erano un po' tanto, però abbiamo trovato la Day of Day of Judgment. Judgment, che quindi è foil, perché da quel che abbiamo capito, la rara del settino era quella foil.
Fulmine e Top, prima o poi, intanto questi venditori li troviamo spesso, quindi Magari ce ce l'avranno l'avranno ancora. ancora, sicuro. E poi vabbè, c'era Cancel, Arrow, Burst Lightning, Mortify, Infest, Celestial Purge, Tutti quelli che Zombify, tutte quelle che dannazione noi l'abbiamo, loro non ce non ce l'avevano. l'avevano. C'è Dannazione, c'è Wrath of God, c'è l'Ordine Criptico L'editto crudele abbiamo qua. delle rare, però non ce le avevano, barra comunque Tra le più non avremmo belle potuto prendere. esteticamente, comunque, c'è questa perché mi piace un sacco. Io la adoro come art, Manatite, perché non È si, è bellissimo. bellissima. E poi, anche se non credo la riuscirò mai a giocare, ce n'è perché non Cosa? credo che c'entri tanto con, anche se il colore che gioco che c'entri tanto è Corrupt, cioè che nel senso che valga la pena come arte, la trovo davvero bella. Questa Ok. corruzione che avanza. E lì non c'erano ovviamente tutte, perché molto spesso quelle rare non c'erano proprio. Ci abbiamo messe in ordine, come si vede nelle Sì. foto, dall'1 all'ultima, le 1 mancavano tutte tranne Day of Judgment, però è stata una bella trovata, cioè comunque ne Sì, abbiamo sì. trovato un po'. Poi vabbè, abbiamo comprato altre carte da Commander, ma Sì, abbiamo qua. Un abbiamo po'. trovato qualche terra, qualche Le carta carte così, nuove per le il mio commander. carte nuove per il suo Commander buffo, Gioco Goblin. Eccolo il gioco Goblin che è bellissimo. Fantastico prezzo di un qua. euro. Bellissimo. Poi ho trovato una carta per foilare un po' il mio mono nero. E poi ho preso due carte, ma credo che il commander non lo farò perché mi uccideranno prima ancora di averlo creato. Perché mi dicono non puoi sempre giocare nero. Non è vero. Tanto si può, Non non c'è puoi, scritto da nessuna parte. non puoi. Però ho trovato la combo. E questo mi piace molto. L'ho trovata, l'ho presa, anche se mi andavo un po', giocare sempre in nero, un po' noioso. Lo so, è un po' noioso per voi, ma è bellissimo per me, anche perché il nero dà tante sfaccettature, quindi sarebbe stupendo. Ma ok, forse non lo giocherò, potrei metterlo nel mono nero che ho già. Così. Tanto la regola del negozio è che non si fanno combo infinite, ma il numero di giocatori, quindi se la trovo in late game può ucciderli con un colpo tutti, altrimenti è inutile come una fava. Senza Senza nient'altro. nulla. Sfarfallo l'audio sono solo io, ma può essere che io vada un po' a singhiozzo. In No, teoria l'audio dovrebbe stare bene, il microfono sta bene, è qui davanti a noi. prova a sentire con le cuffie. Prova a sentire con le cuffie, cioè potrei anche essere io che saltello e singhiozzo. Perché Continua a io parlare. continuo a parlare. Oh, mi hai detto. È tipo invitare un oca a bere e dirmi di continuare a parlare. E a proposito di oche, quando siamo andati a Londra, un'oca mi ha soffiato contro. Perché ho dato da mangiare a degli altri anatroccoli e non all'oca. E questa cosa mi ha un po' turbato perché c'è un'oca che era più o meno alta metà di me, metà. E io non sono particolarmente alta. Ciao Michael. Ciao. Mi ha soffiato contro. Non è stato bello. Super cuffie Sì, giganti. wow, tums, tums, tums. E comunque a Londra invece è tutto bene. Abbiamo visto tante cose belle, soprattutto musei, perché insomma. E poi abbiamo preso, Io cioè faccio le luci, guarda. sì, ciao Diva. Abbiamo preso questo non lo metterà poco neanche a pagarlo, del bismuto. Vabbè, gli ho messo le foto sulla pagina. Perché al Museo della Scienza, della Storia Naturale, siamo andati, abbiamo passato tipo tutta la giornata lì come dei bambini al parco giochi e abbiamo visto tutti i praticamente l'ho Io lo costretto a sento guardare bene, quasi guarda. tutte le teche dei minerali. E abbiamo Io preso spengo queste luci. io a lui del bismuto e lui a me del titanio. Così, perché cose belle. E basta, i nostri viaggi sono andati così. E
E adesso, dopo aver fatto vedere il Player Rewards e queste simpatiche cose, si è preso delle carte Possiamo wow. partire. Possiamo partire, direi, con quello che da di cui davvero dobbiamo Esatto. parlare, ma serviva un po' Un per, po' di introduzione, introduzione. anche perché, insomma, così vi stufate già di me e quindi posso stare zitta No, adesso. non è vero. Allora, di cosa parliamo? Chiaramente. Ciao, oruppaccia. Oh, bella raga, mi piace come ingresso, parecchio, cioè entri È proprio. chiaramente dal tuo tesino. Ma gli vuoi dare un bel bacetto a sta ragazzetta sulla guancia? Ce l'abbiamo, ce Ma l'abbiamo. no, fa lo No, fa lo stesso. stesso, non c'è voglia. Mi vergogno, glielo do Ok. io. Aiuto. Ciao ragazzetta. Comunque, iniziamo la parte più interessante. Che è la parte dedicata, come abbiamo visto, al Pro Esatto. Insomma, praticamente. E più che ha proprio il Pro Tour in Tour. In sé, sé, è a a quelli che sono cosa i... potrà succedere. Cosa può succedere? Un Cuccio. il Nel cucciolo grembo. è tipo là... il cucciolo è là in alto, il Sì, bolas. sono io la Sì, ragazzetta alla fine. alla fine sì, Nella sono... relazione, sì. Dai, come va? Parte tutto bene. Sì, sono molto femminile ovviamente. Però vestita da Nissa con la parrucca lunga sono tornata a Sembri. essere una bella donna. Esatto. Una bella Buonasera. elfa più che donna. Una bella Una belfa. bella belfa. Belfa. Una belfa. Però nessuno citi Ortolani in questo momento Ah, perché le elfe. E non avevo la lancia, ma avevo la staffa. avevi Cioè, la tutto staffa. proprio è Avevi perfetto. una bella staffa lunga. Una staffa lunghissima e quindi sì, mi sto citando da sola Ortolani e schiamandomi una fossa immensa. Quindi da domani potete prendere le mie foto di Nissa e metterci battute del cacchio di Ortolani, però è o solo Sempre quelli o solo quelli. niente, o quelli o niente e con la stiola mia staffa. Ma tu non usavi l'arco? Ok, Ok, andiamo. sì. Niente, cosa c'è? E hai la mia lancia, ma te non usi l'arco, sì. Comunque, Ok, così non perdiamo più gente che ci nel bona. Alpo Tour, come si immaginava, diciamo, c'è stato Monored che ha un po' dominato la scena. Dici sul serio? Sono No, ma io proprio. credevo di trovare tutti i mazzi contro l'altro tour. C'erano anche quelli, però Tutti. Monored è Tutti stato più. in No, top. no. C'erano 5 Monored in top, per E dire. questa cosa diciamo che non è una grande novità che ci siano tanti mazzi Che simili in siano. top No, che ci siano perché, tanti mazzi aggro, beh, come no. scusa, quando c'era solo veicoli. No, ok. Comunque quello. Io quello da sinistra con la parrucca di Inuyasha me lo farei. Con la parrucca. Mi fa il saluto personale. Ave Ivan. Vedo Quello di sinistra. quello di sinistra con la parrucca di Beh, poi abbiamo Inuyasha. Inuyasha Esatto, c'ho la parrucca effettivamente lì. come sfondo. Vabbè, andiamo avanti. Ave, anche perché Sì, altrimenti stiamo perdendo. Anche perché dopo abbiamo un po' di di speculation. speculation E so che a time. voi piace molto la speculation. Comunque col Pro Tour abbiamo visto cosa mi sono sparso nei primi minuti, giusto perché per contesto. Cavolate, Niente. io che faccio battute o scene prese da Ortolani, facciamo vedere, abbiamo fatto vedere le Player Rewards che abbiamo preso a Vinci, e basta, pratica, e le carte simpatiche che abbiamo preso a Vinci per i Commander, niente di particolare. Niente, sto facendo conquiste, Ah, dicono. Va ok, va bene, bene. mi fa piacere. Bella, bene. Però non fai il saluto. Ma non ho letto. Il saluto personale lo devo fare tipo Love Non lo Live. Non so, ho capito. non lo so. Già, già. Tipo, ciao McGregor. Oddio, Non lo so, fa molto Sailor Moon. vabbè, andiamo avanti. Comunque, praticamente. Tornando, che infatti Perché ho. sei già sul Perché lasco? ho sbagliato.
Perché mi sono dimenticato di far vedere questo. Monored, quindi praticamente un po' come si era visto quando erano uscito Veicoli, adesso si è visto che siamo tornati un po' ad avere quasi solo aggro in top praticamente. Esatto, E in ma questo come ogni caso, primo torneo grosso anche del nuovo perché è T2. la cosa più semplice da organizzare e dire ok, cioè punto sull'attacco e sicuramente qualcosa mi Esatto. andrà bene. E le Non tutti risposte. sono preparati perché ancora non si conosce bene il meta, quindi le risposte è Sono difficile che ci siano difficili mirate. e quindi o ci sono grandi rispostone tipo vratte che possono comunque vratte o altre cose oppure effettivamente nessuna risposta vera e propria. Anche perché comunque contro il mono red effettive vratte funzionavano perché funzionavano contro il mono nero. Esatto. Anche se Il mono red è mono molto più red è molto veloce. più veloce. Quindi le vratte che funzionavano col mono nero non è detto che tu Non faccia in tempo a lanciarle contro mono red. Ma se no le carte Pokémon, scusa. Eh no, questi sono l'ultima, è Sole e Luna. Questo qua è il nuovo Kenra. A me piacciono i Pokémon Barbie, continuate così, adesso subiamo. vabbè, Va bene. allora, il Kenra Scuotiterra è una delle nuove, proprio È dell'ultima, la è la carta che ha carta nuova che ha fatto fatto. iniziare tutto Sì, questo. che ha Perché? fatto. Perché è un 2-1 rapido costo 2 che quando entra disabilita un bloccante. E quindi per un mazzo. È bellissimo. Per un mazzo aggro spinto, diciamo, è la carta che mancava. Perché comunque c'erano tante minacce piccoline, ma Che niente. avevi la certezza Con, di. esatto, con la certezza che passasse. Mentre Mentre grazie a disabilitando. questo sei sicuro che i primi turni, quel bloccante che ti mettono al secondo o terzo turno, non serve a niente per quel turno lì. Cosa che invece molto spesso poteva farti perdere un turno di attacco, anche solo calare il serpentello 2-3 di secondo turno contro un mazzo del genere era già, cioè, rendeva, arrestava già un po' la corsa. Invece così Mentre ogni con volta che questo entra. entra, lo disabilita come bloccante, tu riesci ad attaccare anche con 4, 5, 6 danni che prima Esatto. altrimenti non saresti riuscito a fare. E in più, oltre a fare questo, ha anche Eternare, quindi hai eventualmente un piano per il mid-late game Anche se credo facendo. che sia un mazzo che non punti tanto a quello, In realtà però è forte perché ha anche risposte di quel quando tipo. non, cioè nel senso i primi turni fa abbastanza danno ma non riesce quasi mai a chiudere di solo. Ciao Francie. Non riesce quasi mai a chiudere di quarto, quinto turno, quello che è. E a questo, per questo si affida a delle carte che gli permettono sia di usare carte che altrimenti sarebbero morte, tra virgolette, come Azoret, che oltre ad essere un'ottima attaccante, perché comunque ti ritrovi con poche carte in mano e quasi sempre di quarto turno tu la lanci e attacca, che è un 5-4 rapido. La ragazza, tu lo odi, a quanto Sì, a pare. quanto Comunque il pare. gioco è Magic. E quindi Sai. non so perché siete qua, visto che noi ci chiamiamo Traduzioni Magic E c'è scritto The nel Gathering. simbolo. E vabbè, e no, è che sono elitaria e quindi mi piacciono solo poche persone e alcune sì, alcune no. E se quelle che ci seguono su Facebook mi piacciono molto, alcune molto molto, alcune molto. Dipende da quanto sono intelligenti i commenti. Essenzialmente è un mazzo monorosso che ha del mid barra late E game. questo in realtà in un È anno è questo che qualcosa lo, di nuovo. esatto, che lo Ci rende piace, molto ci piace. forte rispetto ai vecchi monored aggro che si sono visti in Anche tutta la storia perché, dei T2 cioè, di Magic. io ho in mente il mono red, quello che poi è entrato in Modern come mono Sì, come red, Burn alla che fine. vabbè, ok, attacco, costo massimo 3, forse 4 alcune volte, ma di solito era 3. Ok, ci penso su quando giocare il fulmine o quando giocare lo Esatto. sparo, però nei limiti era un mazzo che puntava a vincere presto, ma molto 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 presto.
proprio a sparare brutalmente in faccia. Grazie mille, oh paccia. E quindi a sparare proprio tutti i danni. Invece questo, essendo comunque T2 un formato più lento ed è diventato un po' più lento rispetto a scorsi Sì, T2, esatto. avere anche la risposta midrange è interessante. Sì, Questo pregio assai. ok, è già molto, di solito sono 1 e 2, però cioè 3 c'è. Dai, non puoi dirmi che non c'è la Helix, non costa due. No, costa due, Costa costa due. due. E il Boros Charm, Costa due. Ma due. che palle, qualcosa costa tre c'era. No, non mi ricordo. Cioè, ley line, forse, quando si giocava il ley line, che costa Esatto. 4. Sì, sono la detentrice della legge all'interno della pagina. Cioè, sono la babysitter in realtà. No, no, ma non mi offendo. C'è, Sì, ma di ok, sai. grazie. Ecco. Comunque, il fatto è che, tipo, Molten Rain. Ah, giusto, per Giusto, toccare giusto, le terre. giusto, Comunque, Mono Red è diventata la nuova forza, appunto perché in un formato lento è un mazzo molto, molto veloce. Abbiamo visto, ce ne sono stati tantissimi al Pro Tour, anche grazie a questo ne sono passati tanti al Day 2, sì. e di questi 5 sono entrati in top 8 e poi Ha ha vinto. vinto anche come lista. E comunque il finalista non è stato un mono red, ma è stato un verde nero constrictor, che un Quindi mazzo del almeno meta della volte scorso possiamo dire praticamente è riuscito a che tenere testa comunque almeno non abbiamo visto veicoli contro a... veicoli Esatto. in finale, ma abbiamo visto una situazione che ci dice che comunque i mazzi precedenti, soprattutto i verde neri, non sono mazzi che moriranno velocemente, No, esatto, perché anzi. comunque è un mazzo, il verde nero, che una volta arrivato in mid game ha la È meglio di bellissimo. solito e quindi per quello diciamo, ha perso da mono rosso essenzialmente quando o mono rosso scuro va particolarmente bene e lì non ci sono cazzi, perché qualsiasi mazzo tu possa avere se di terzo turno sei già 4 punti vita hai perso. Poi per cento di vittoria non si aggirava attorno al 20, Ramunap, non sono sicuro, mi sembra di aver letto quella statistica. Non mi Sì, ricordo. sì, avevo visto che era. Mi sembra di aver Non visto qualche l'ho visto. cosa su Twitter, perché ho deciso di farmi Twitter. Ah, che roba. E avevo visto qualcuno che pubblicava roba, ma non ne sono sicura. Però sì, mi sembrava una cosa così, più o meno. E niente, quindi è comunque un mazzo che grazie appunto sia ad Azoret che fa danno scartando carte, sia ai deserti di Ramunap che sacrifichi un deserto fa due danni, più che altro questo stand è pieno di spell che ti sparano in faccia, È esatto, questo e per il fatto che cui. comunque lo standard è la sua estensione massima, quindi è il massimo numero di carte possibili E con cui... soprattutto, cioè, con tanti spari, Mono Red doveva rinascere, cioè c'era Esatto, poco da fare. ci sono gli shock, ci sono le fiamme, quelle, come si chiamano, non Non ricordo. erano le Radiant Flame, No, no. non raggianti, erano le fiamme. Beh, quelle che fanno 3 danni, e l'incinerate scarso, perché è Sì. stregoneria. Quindi comunque si è riusciti ad ottenere praticamente uno Esatto, sparo. è da Zendikar fino ad ora, Esatto. quindi effettivamente è il momento più. Magma Spray è solo su creatura, se non sbaglio, comunque. Comunque, sì, ora come Comunque ora, creature avendo questa aggressive, possibilità creaturine con ampia. rapidità che non fanno bloccare un mono red, così ci sta. Finalmente hanno avuto anche alcune carte che erano uscite in Shadow Verinistra ed Eldritch Moon che non avevano trovato effettivamente un loro posto, come alcuni vampiri. Qui hanno trovato Sì, una il collocazione. vampiro, quello che dà follia agli altri vampiri, che viene usato essenzialmente come un leone della savana. Un 2-1 costo 1 Però così. effettivamente carte che non avevano una collocazione perché non riuscivano a creare un mazzo competitivo con solo vampiri vengono utilizzate per la loro forza e costituzione e costo di mana, però vengono utilizzate e questo secondo me comunque è Sì. buono Esatto. perché alla fine un costo 1 che fa 2 danni è sempre stupendo. Sì, un 2-1, questo 1, ci sta. È perfetto.
Niente, quali sono. Quindi da qua in poi si saprà che Monored deve essere tenuto a bada, essenzialmente. Quindi ci Quindi che saranno control più mazzi, veloci. diciamo, troveranno risposte. Sicuramente, secondo me, una risposta molto forte è Ramp, perché ha a disposizione verde-rosso, l'ho anche visto una lista che penso che monterò perché così torno allo standard di Zendikar quando avevo mono verde Vero. Ramp. È forte in realtà perché gioca Ritorno di Kozilek, che è un costo 3 che fa 2 danni a tutte le creature e uccide tutte le cose di mono red. After Rotation probabilmente potrebbe diventare BR. Sì, l'ho già visto, c'è già anche una lista, ho visto mono red splashato di nero praticamente. Sì, tanto di Samoth ne avete trovate poche per un verde rosso. Ma non si gioca Samoth in ramp, quello Sì, perché comunque è il problema. non deve attaccare Quindi questo, si quindi. gioca comunque i ritorni, 4 ritorni, 3 o 4 ritorni di Kozilek, che di terzo turno ti spazza via il board di mono red, essenzialmente, non avendo E comunque protezioni. non essendo un board che può diventare più grande di due, a Esatto. differenza di un mono nero che potevano diventare dei 3-3 o dei 4-4, dipendeva anche dal numero di cose che avevi all'interno, cioè sul campo di battaglia, il mono red ha delle costituzioni che sono di uno o di due Sì, comunque vada. tranne Azeroth, massimo è 2. Il top curva è il 3-2 costo 3 con rapidità che se lo stremi non fa bloccare, che è un 3-2, quindi comunque uccidi tutto con una passata ed è E instant. non avendo niente che gli permette di rientrare sul campo di battaglia, lo fai, poi lo puoi E rifare e poi lo rifare tutte col le fatto che è volte instant lo puoi anche, cioè nel senso, puoi impedire a lui di giocare magari una creatura perché sa che te hai il ritorno di Kozilek in mano e comunque te lo lanci nel suo turno durante l'attacco, così Esatto, sei così. sicuro di uccidere qualsiasi Sì, cosa. ti assicuri in questo modo. Oltre al ritorno di Kozilek c'è anche Era della Rovina, che comunque fa 5 danni a tutto, fa perdere Indistruttibile e gli fa anche i Planeswalker, quindi uccide le eventuali Azoret e Chandra che ti potrebbe calare mono red di quarto Sì, e turno questo è bello. e Era della Rovina di quinto turno, quindi è proprio perfetto secondo me. E poi da lì in poi rampi, puoi fare Era della Promessa che ti fa anche i parini, che fai due zombie, puoi fare e poi da lì in poi è Sì, praticamente ti ammazzerebbe anche, beh, anche il Dio sì, Verde, però ammazza tutti dici. Però tranne Oketra e no, bon, tu. dici a quel punto in cui io ho solo il Dio Verde, lui ha un esercito immenso, allora tanto Esatto. vale uccidere anche il mio Dio Verde e saccare tutto Vabbè, ma il lui. Dio Verde non credo venga giocato in RG Ramp. E poi cali Worldbreaker, cali Ulamog e da lì in teoria è GG. Nel In teoria. senso. E anche perché poi calando sia Worldbreaker che Ulamog, se hai lanciato il ritorno di Kozilek, puoi rifarlo Rifarlo. da 5 per sicurezza. Beh, dai, andiamo per Quindi, sicurezza. Facciamo e un magari gli colpo alla fine. esili con Ulamog e anche con Worldbreaker, gli puoi esiliare i deserti, che sono le terre che fanno danno. Ok, sì. Quindi, anche se nel caso tu sia poche vite, comunque secondo me è una delle migliori risposte come mazzo. A patto di avere praticamente un ritorno di Kozilek in mano, di prima mano praticamente. Altre risposte che potrebbero venire giocate, secondo me l'ultima misericordia di Oketra, col fatto che comunque un mono red si basa sul fatto che ti mandi a poca vita, tu tappando 3 ti ritorni a 20 e già, nel senso è fatta e tu hai tutto il tempo per riprenderti il mid game e il late game, dove ovviamente un mazzo del genere è più debole. Poi secondo me si vedranno molto più giocate anche l'ultima sentenza di Bontu, che è comunque una vratta che costa Sì, 3 e quello sì. quindi hai un turno in meno che ti picchia mono red, sempre col fatto che non stappi,
forse questa è la peggiore Tra perché le ipotetiche risposte, sì. la devi lanciare presto e poi perdi un altro turno, praticamente, perché sei costretto a lanciare di terzo. E ovviamente il fatto di giocare l'ultima sentenza di Bontu presuppone che si faccia un control e che quindi a un certo punto comunque arrivi Nicolò. Ok, tu sono stato in Lega, finalmente vinco. Bravo, tu Io sono no. sbustato due fratte in Lega. Sono sbustato Era della Rovina e l'ultima sentenza di Bontu. E la Sfinge mitica. E quindi ho fatto Grixis. Però non ho ancora provato, secondo me fa schifo. Comunque, perché ho solo delle vratte, cosa fa? Non vingo con Dobbiamo le anche decidere cosa fare domenica a proposito vratte. di Domenica? domenica. Tu Io andresti? vado. Allora, vengo anch'io. Ok. E quindi probabilmente si vedranno giocati molti più control, soprattutto che giocano Nicol Bolas perché hanno accesso sia al nero che al rosso. Quindi possono avere accesso sia al ritorno di Kozilek, che è Esatto. più, secondo me, la scelta un pochino migliore, Qui sia sì. alla... sì, Sì. ho visto. Sì. Magari il ritorno di Kozilek di side, giusto per Gente gente da da... Sì, Milano. c'è della gente che viene da Milano. Aiuto. Ehm, Potrei anche dire no, allora. perché? Non lo so, mi Magari è qualcuno. vergogno. Grixis Control lo sto testando, ma non mi convince. Secondo me adesso bisogna testare questi mazzi proprio con mono red in testa. Sì. Perché è quello il problema. Magari giocandolo con quelle di Bontu di main e con i ritorni di Kozilek di side da mettere al posto delle Bontu per mono red. In qualche quantità Sì, insieme alle sì, Bontu. sì, sì, sì. E per poi comunque arrivare a un late game che vinci perché giochi Nicol Bolas essenzialmente. E questo è quanto. Poi ci sono altre. Quindi io direi che le strategie aggro, nel senso con mono red, secondo me si limiteranno a quello. Rip Mill. Perché? Anche Mill in realtà potresti. Cioè, in realtà effettivamente Mill potrebbe essere una risposta che uno non si aspetta perché non rispondi, effettivamente gli metti nel cimitero già la roba senza fargliela nemmeno giocare. Poi ci sono, vabbè, altri mazzi effettivamente magari aggro che possono Beh, sciamare o c'è verde nero fare. che tanto riesce a tenere, è abbastanza equilibrato, quindi potrebbe comunque essere, cioè sarà comunque giocato. Monument? C'è Monument barra Dono dono del del dio faraone. faraone, che quello è un simil combo che però il ritorno di sono di obbligo, esatto. Il monument può essere una risposta mono red col fatto che sciamando tante Li tiene in pedine testa. hai comunque i bloccanti. Però diciamo il bello è che le risposte per mono red sono anche le risposte per monument ed è per questo che risulta più debole poi in un meta pronto per mono Sì, red. perché comunque ti ritrovi a avere già le risposte contro, non contro il tuo mazzo, ma comunque Se a mi fa trovarti. bloccare. Beh, ma comunque hai tante pedine, nel senso te non te ne fa bloccare una. E poi c'è il Gift, sempre V o Esper o blu nero, quello che Sì. è. Quello però secondo me, essendo un pochino più tendente al combo, non trova tanta vita perché è Beh, comunque più sicuramente lento. essendo lento contro un aggro puro, cioè gli devi lasciare lo spazio di Più che fare. altro non ha le risposte adatte contro Mono Red. Che è un mazzo che se tu non gli fai niente ti Sì, ammazza sì. senza proprio problemi. E Sì, lo so. basta, queste erano considerazioni per il T2 nel futuro. E passiamo al tema successivo. Passiamo al tema successivo che è la Hascon! Huascon. L'Ascon, La cos'è H. l'Ascon? L'Ascon è una convention che ci sarà a settembre dedicata ai prodotti Hasbro. È una convention che ci sarà a settembre in cui ci saranno, Asbro. essendo Hasbro yo-yo, visto che comunque i prodotti di Magic sono prodotti Hasbro, ci saranno dei panel dedicati a Magic.
Quindi spoiler e informazioni e altre cose sui prodotti successivi, tutto ciò che c'è da sapere, magari spoiler di carte o spoiler di trama o comunque anche spoiler di arte, perché ci accontentiamo anche di poco a questo Esatto, punto, ci ci bastano. basta poco, potrebbero essere spoilerati all'Ascon. Quindi dopo Commander che è ad agosto, gli spoiler almeno, a settembre c'è questo qua. E cosa c'è di interessante? Sono state create delle Esatto, promo quello che che dicevo. mischiano, delle promo di, quindi carte di Di Magic che Magic. mischiano dei prodotti dell'Hasbro. Ci sono anche, non li ho pubblicati, i dadi di Ah sì, D&D dei My Little Pony, per esempio, come prodotto, sì, spoiler di esclusivo. auto, esatto. Spoiler di auto, sì, gli alettoni, quelle Esatto, cose lì, le quelle minigonne. cose lì. Le pompe più belle degli ultimi 25 Esatto, anni. tra le promo più belle degli ultimi 25 anni di Magic c'è tipo la mia promo preferita, che è, credo la prima che fai vedere, la spada di Dungeons & Dragons. La bellezza di questa carta è che anche se non andrete all'Hascon potrete averla se Esatto. comprate però il prodotto di Unstable, booster di Unstable, magari la sbustate e la trovate. Esatto. Per fare un po' di eco Spagnolo allora, pedina, dango assomiglia molto la all'arco. pedina drago non assomiglia molto perché è È il drago l'arc d'oro di D&D, della 5, della che è 5. comunque è lo stesso artista di sempre che ha fatto i draghi dei Esatto. manuali. Quindi è effettivamente il drago d'oro. Questa carta ovviamente fa eco, beh, già fatto scelta dell'autore e il resto Che è fa lo stesso eco. di tutte le Esatto, spade. stavo finendo la parte. Fa eco a tutte le altre spade perché costa 3 e tutto equipaggiare Esatto. 2 Più e 2 più più 2 più 2, 2, protezione da due protezione da 2 cose. cose. E quindi questo ci richiama alle spade classiche. La cosa particolare, oltre al nome, Sì. esatto, oltre al nome è l'abilità. Questa carta è stata l'unica cioè l'unica che verrà stampata in Unstable semplicemente perché non sono necessari prodotti particolari Hasbro Esatto. per poterla giocare, perché serve semplicemente un Un D20. esatto, un dado da Dato 20. che comunque penso che tutti i giocatori di Magic possiedano un D20, anche perché altrimenti con cosa E conti tutti i con D20? Tutti i pre-release pre-release che mi fatti ti hanno danno donato un dado da 20, a questo punto potrai utilizzarlo non solo per segnare i tuoi punti vita, ma per lanciarlo quando infliggi danno e creare una pedina 4-4 d'oro con volare e lanci il D20. Esatto, Se fai 20 ripeto. naturale, lo ripeti. E vabbè, ti userai un D20 stavolta. Vendo di 20. Vendi D20, effettivamente sì, si può vendere D20. Quindi secondo me questa è effettivamente la più bella, ma per una questione del fatto che me la posso immaginare mentre la gioco a Esatto. fianco a altre carte geniali, altre carte geniali in Unstable, e questo sarà stupendo. Poi è un'arte E fichissima. poi c'è anche la... No, la pedina è più avanti, La questa. pedina drago. La pedina drago è carinissima ed è foil, soprattutto Quella sì. E quella del poi drago. potrebbe essere foil anche in Unstable, Esatto. perché in Unstable ci saranno le pedine foil, Quindi dicono. doni, doni e doni. Tenere un 20 su un di 10 potrebbe essere complesso. Non impossibile, ma Ma complesso. complesso. Seconda carta spoilerata è non quella prima, ma quella dopo, suppongo. Ok, allora devo spostarmi. Aspetta, Ok, la seconda carta ci copriamo. spoilerata è Grimlock, leader dei Dinobot, che hanno deciso di creare una carta Ecco. che si flippa Sì. con Grimlock, re feroce. Perché questa invece non può essere messa nei prodotti Unstable? Perché ti serve un Transformer, Esatto, perché devi proprio. trasformare per attivarla un giocattolo Transformer. Però l'idea è geniale comunque, l'idea Esatto. di trasformarlo così poi si trasforma Esatto, si trasforma per effettivamente. bene. E anche i Flavor hanno quel non so che di molto Io elegante. non conoscevo il personaggio, però a quanto pare parla davvero tipo Uga Uga tu Perfetto, Hulk Sparca. molto elegante. Bene, però a Grimlock tu non piaci, è il mio flavor test preferito.
Di questa ovviamente non vedendola cioè, si può dire che è una carta abbastanza carina perché dice gli altri Transformer prendono più 2 più 0, anche questo I effettivamente. dinosauri e i veicoli e le altre Transformers che Esatto, controlli per più quindi zero. richiama, cioè se per caso non so, ti piace l'idea di avere dinosauri, veicoli e Insieme. Transformer insieme. Non puoi avere i Transformer, però magari potrai fare un T2 con dinosauri e veicoli e qui hai l'idea. Con Ixalan sarà forse possibile. Poi paghi 2, trasformi un Transformer, lo trasformi Esatto. e è un 8-8 con Travolger, così perché ci piace, e che paghi 2, E poi se lo trasformi e lo ritrasformo. ritrasformi. Questa è molto carina comunque l'idea che unisce il Transformer in sé alle Perché carte. esatto, che si Che si trasformano. trasformano. La terza è, torniamo a una cosa un Sì, pochino aspetta più che cerchi di semplice. Ok. tornare. Ok. Ah, una cosa più semplice che è la guerra nerf. Anche questa, ovviamente, perché non si è potuta mettere nel stable? Beh, perché non è detto che tutti i giocatori possiedano un nerf. E Esatto. dato che le cose divertenti di Unstable è perché, cioè, Le... avendo visto gli asset precedenti, sono cose che tu puoi fare, Esatto. cioè, alcune non le farei, tipo strappare la carta in tanti pezzettini e lanciarla, come era stato Quella consigliato. sì, ma c'era da pensare. C'era, però, e sono cose che potresti fare. In questo caso, la guerra nerf è spara un grimorio bersaglio con una pistola nerf. Perché altrimenti non funziona, finché non finisci i colpi da una distanza di almeno 2 metri, cioè la bellezza è che ci starebbe perfettamente in unstable perché tu ti alzi e facevi le Esatto, cose effettivamente, tipo lanciavi le le carte. carte, quindi sarebbe stata bella. Per ogni carta ribaltata da quel grimorio, mettila nel cimitero del suo proprietario e la guerra nerf infligge mezzo danno, anche questo fa tanto on Esatto. set, danno a quel giocatore. Usa solo proiettili di foam, Che ovviamente, sono quelli che sono quelli ufficiali. ufficiali e morbidini. Esatto. Cioè sono quelli. Vi dirò una cosa, non è vero che non è niente, così. È perché la catchphrase di Nerf è It's Nerf or nothing. È Nerf o niente. E lui dice: no, non è vero che non è Niente. niente. È quello lì. E È meglio in inglese sì, perché ha perché. più senso, ovviamente. E la cosa bella è Però che ci sono dei goblin. è ovvio che si È ovvio sparano. che. Poi non si capisce chi è. Beh, è qualcuno che gli sta sparando dall'altra parte, se vedi. Sì, Non si vede chi è che lo spara. so, sarebbe stato bello mettere una pistola nerf in ogni box, così poter avere una pistola nerf ad ogni draft. Però forse. Rischiavano di perderci un cicinino o perché regalavano la pistola nerf o perché nessuno Esatto. comprava poi perché costava tipo il doppio. Quindi non lo so, anche se secondo me ci sono delle cinesate tarocchissime Sì, tipo tipo nerf. nerf che potresti usare proprio per sparare contro. Però sì, I tavoli effettivamente ribaltati con se... la gente. l'immagine è bellissima. Una Questa per negozio, è vero, posso poter inviarla. due però per negozio è perché una da un lato e una dall'altro. Ma no, se si attiva, se una Ok. l'attiva, mettiamo che è rara, ci Sì, sta. dai, sì, una per negozio. E al massimo si aspetta un turno, gli si dà del Ma tempo in sì, più. dai. Si può fare, si può Si fare. poteva fare. Queste sono le. E si va a giocare con le bustine di piombo. Queste erano le Le promo promo dell'Ascom, dell'Ascon. che ovviamente sono carinissime, sono davvero, davvero divertenti. Cioè, quando le avevano annunciate, cosa potrebbe essere? Eravamo Esatto. tutti davvero prova a Prova a ridere, mamma mia, ribaltarlo. ora. In realtà era una cosa curiosa perché comunque poteva essere divertente. Io avevo sperato davvero in My Little Pony dentro, ma Anch'io volevo il My l'idea Little dei Pony. dadi con tipo, poi la pubblico la foto perché adesso ce l'ho sul telefono forse e ve la potrei anche pubblicare sulla pagina. E la cosa bellina dei dadi era che erano Dungeons and Dragons Dice e sopra è Friendship and Magic, it's how we roll. È una cosa tipo così. Cioè, ovviamente non si vede un cavolo perché. Ok. Era una cosa tipo così, questi erano i dadi. Ed That's how we roll. era comunque l'idea era carina perché
è un altro prodotto che C'è è un altro così. crossover È un altro crossover, è un praticamente. altro prodotto che può essere comunque considerato di punta dell'Hasbro perché va per tutte le età, e quindi è una cosa carina. E poi i dadi sono sul rosa, e quindi insomma, chi non vuole dei dadi rosa? Sono Sono belli. belli. Ok. Passiamo alla parte interessante. Sì, effettivamente sparare agli avversari sarebbe divertente. Senza neanche mirare al grimorio. Perché dovremmo? Sono un po' miope. Nell'occhio. Esatto. Passiamo alla parte bella. Cioè, la parte bella è stata anche fino adesso, però passiamo alla parte speculation. Speculation time. Speculation time. Avevamo pensato di proporre delle carte che sicuramente, in questo caso, perché i draghi le sappiamo già quasi tutte, Esatto. possibilmente, ipoteticamente, potrebbero proporre come ristampe nei Mazzi Commander. Allora, dei draghi non le ha messe tutte. Ho messo tutte quelle che Sì, c'erano. ok. Dove sono? Dragotti. Erano stati spoilerati i banner tempo fa, quando eravamo a Vinci, Esatto. e avevano dato credito all'ipotesi che ci fosse sia i vampiri, che effettivamente sono stati confermati come Mardu, sia un altro tribale, che quello era quello un po' più controverso. Perché? Perché non si Aspetta che capiva. mi ci ingrandiamo un pochino. Non si capiva molto bene, Vai, quindi aspetta, siamo in... non si capiva molto bene. È stato ipotizzato chierici, rogue, maghi, è stato ipotizzato un po' tutto, anche Farabutti. farabutti, beh, come rogue, Ah, collaboratore sì, scusa, farabutti. non ho... Però in realtà si è scoperto che sono maghi. E io mi stavo in, mi so, stavo oggi pomeriggio, anche se non si vede molto, pensando di fare il cosplay della tipa, poi ho pensato, se non so com'è la parte sotto, è un gran casino. Per 30 anni mi aspettavate polimeri. Ah no, gioco sbagliato. Giusto, tutti quelli Sì, ci poteva confondo. anche stare, sì. Io gioco Cioè, ci poli. può Ah stare, ci no. può stare, ci può stare. Se ci metti comunque nell'angolino mi piace di più, così non copriamo troppo l'arto. Invece così lo copriamo di più. Lo In mettiamo un così. angolino, mettici in un angolino. Così. Cosa abbiamo visto? Quelli che sappiamo che ci sono, cioè nei draghi non facciamo grandi ipotesi, Sì, facciamo vedere perché quelli che ci cioè, vi sono. diciamo quelli che sono stati confermati da quel leak famoso e quelli che invece proviamo a mettere noi, diciamo. Allora, Crosis. Crosis c'era ed è stato confermato, quindi questa è una nostra ipotesi che ci sta tutta. Anche perché comunque c'è la questione del comandante, sarebbe una ristampa, con una meccanica pensata proprio per il commander, Esatto. quindi ci starebbe. Poi, questa Questa è no, una sua è una speranza. mia speranza, perché ci devono farla, perché è troppo bella, è troppo forte, ed è in un Ed mazzo drago. è troppo tempo che che si Esatto, non l'hanno vede. mai ristampata. In un mazzo drago è perfetta. Questa è un'altra speranza, secondo me la mettono, perché comunque è un palo, nel senso costa tantissimo, fa draghi, quindi ci sta Il fatto che per... comunque nei Aspetta che Commander ingrandisco anche un si po' tende a questa. mettere magari delle carte effettivamente forti, ma cosa sta Ah no, ho succedendo? sbagliato. Ah no, niente. Perché si vedono già quelle dopo. Sì, ma con Allora, dei tengo così. costi di mana Dove niente, niente. complè, con dei costi di mana Comunque ciccioni. altri. E poi c'è comunque l'Urdrago che li fa costare di meno. Esatto. Cioè, indipendentemente da dov'è. Poi questa Questo invece è c'è. confermata. Sì, ci sono tutti. I draghi gattone nel mazzo gatti e io, secondo noi sì. Adesso Speriamo. dopo ci Dopo arriviamo arriviamo. al gattoni. Dopo anche questa è confermata, anche Collagane questo è confermata. confermato, anche Poggiotaglia questo, confermata. anche Shilungar, questo. questa non quella obesa, Esatto. bellissima, super sexy l'altra. È confermata. L'altra è bellissima. Ci ho fatto una foto con la sua posa. Anche questo, se non sbaglio, Mi confermato. sembra di sì, potrei sbagliarmi, mi sembrava di sì. Sì, Questa anche questa è è confermata. confermata. Io ci metterei anche il Dragon Master Outcast. Sarebbe, ci Potrebbe sarebbe, ci stare. sarebbe. Anche questa è confermata perché si era visto e basta. Nel senso, non siamo stati a dilungarci troppo. Anche Cioè, di draghi, diciamo che
non credo ristamperanno tutti i draghi che esistono già, cioè nel senso tutti quelli No, forti che noi esatto. conosciamo. Sicuramente stamperanno anche Nuovi draghi, nuovi draghi. draghi, draghi che ti dici ma perché? Proprio Esatto. quello, ma c'erano tutti gli altri, ma proprio quello. E sicuramente magari porranno delle carte che o fanno cose con i draghi oppure aiutano, non so, tipo a rampare, a Sì. rianimare, insomma. Già alcuni li visero Esatto, in quindi Calia, poi, esatto. cioè, si potrebbe guardare per alcuni draghi la lista di Kalia, cosa avevano messo, magari per escluderne alcuni o semplicemente per dire, però possono stampare draghi di quel tipo, perché alla fine dice, cioè, mi hanno stampato una vacca in Kalia, mi stampano ogni tanto delle vacche, una vacca in mare, dovranno Esatto. stamparmela. E infatti spero ci siano dei bei draghi nuovi così li metto in Esatto. Calia. E E comunque Simo, cioè, anche perché diciamo. non possono fare una lista competitiva, cioè una lista forte come quelle che girano adesso della Scion dell'Urdrago. Perché? Perché è un mazzo precostruito, altrimenti non si nessuno si cagherebbe gli altri. Stretto, Esatto. stretto. Però già il fatto che abbiano stampato la Scion of Durdrago. Sì, però effettivamente il deterrente. Drago diceva, no, non lo so. Il deterrente. Speri Fils potrebbero anche farlo. Visto che siamo 25 anni, Esatto. No, quello secondo me sarà il Iconic può Masters. darsi. Giusto per L'unica bestemmiare quando lo disgusti. deterrente che ci può far pensare che possono essere stampati dei draghi forti è che i draghi hanno costi di mana indecenti. Quindi, comunque, con il comandante oppure devi giocare la Shion per effettivamente velocizzare il tipo di gioco. Esatto. Quindi sicuramente nel mazzo drago si vedranno anche cose che sembrano sbagliate, ma poi contestualizzate in un mazzo commander precostruito, cioè non, ok, prima o poi le giocherò. Esatto. Poi passiamo a oltre. Sui gattoni. Aspetta. Vabbè. Ok. Gatti. Nei gatti abbiamo fatto una cernita di quello che I potrebbe draghi possono essere. essere indecenti, poi il draghi li dà tutti e 5 in mano assieme. Sì, no, ma nel senso, effettivamente, così, cioè, ci sono costi di mana che i draghi, cioè, li guardi e dici, ma quando lo giocherò? In un mazzo drago viene giocato molto velocemente. Ma comunque già il fatto che l'Urdrago ti faccia scontare di uno Sì, tutti però vuol dire che ci cioè è sta. un turno in meno per giocarli. Quindi non piangiamo se vediamo dei draghi terrificanti, perché non possiamo aspettarci che siano solo i draghi forti, e mi ci dispiace. Ipotesi sul gatto. Abbiamo fatto delle ipotesi, tipo speriamo che ci sia questo Ajani. Esatto. L'idea è questo, perché questo e non gli altri? Perché? Perché crea abilità utili, mirate, Esatto. anche se l'ipotesi è oppure abilità globali. Cioè Cioè può puntare sia su una creatura che pura. attacca da Frostrike, Vigilance, Lifelink, che ci sta bene con l'abilità del gattone che Esatto. hanno spoilerato, che dà più 3 e che può eventualmente far raddoppiare addirittura la forza. Magari ce ne sarà anche più di uno. Di Ajani O di o draghi. di draghi. In questo caso, l'ipotesi è che non ci possono essere troppi tipo planeswalker in un mazzo Esatto. rispetto a un altro, perché già Di Ajani. avevano No, stampato secondo me solo se lo Daretti in mettono Vraia e negli altri mazzi niente, Esatto. perché ovviamente gli altri non avevano un planeswalker che dice già di quelli che dicevi no, devono stamparlo. Questo Gianni è una Gianni forte, ma che può servire e può anche comunque essere utilizzato non in modo così incisivo, perché comunque altrimenti dovresti mettere, se decidi, ah, mettiamo un planeswalker del tipo in ognuno, ok, mettiamo un Nicol Bolas nel Nel drago. drago. Cioè, è quello il problema, è che cercano comunque di bilanciarlo, ci cioè, metti tutti i Sì. draghi fighi, metti Nicol Bolas e ok, gli altri chi se li guarda. Questo Gianni ha questo effetto sia singolo su una creatura che diventa più forte, sia Sì. globale e può aiutare anche perché i gatti si aiutano a vicenda. Esatto, miau. Miau. Poi. Ipotesi di carte Sì, classiche, forse. cioè Pure strip, Ugin non sarebbe pure Ugin, sì. male.
carte comunque classiche, anche perché abbiamo il drago artefatto, quindi anche il drago spirito ci Esatto. potrebbe anche stare. Queste sono, c'è cioè, un'ipotesi per dire cosa potremmo vedere di quelle carte che non sono magari wow, Esatto. ma che potrebbero starci una casa del genere, perché comunque è un gatto. E fa cose. Iniziamo con le carte un po' più interessanti. Questa, perché era già stata, se non sbaglio, no, questa no, questa era Cosa? stata, no, non era stata stampata in Commander. No, e questo beh, Jarrett comunque è forte quando blocca, prende più 7, protezione del colore tua scelta. Questa è, cioè, il E non è tipico male. gattone che dici, cioè, è il tipico gatto da mazzo gatto, Sì. cioè, nel senso, anche questo è forte. Questo qua che fa, che sciama gatti, Perché Jared comunque, Leto. esatto, sì, perché comunque, cioè, per quei pochi mazzi gatti che abbiamo comunque visto, o si basavano sugli artefatti, quindi erano magari un'equip, quelli di Kemba e del suo genere, di quel tipo, oppure erano mazzi come quello che magari adesso uno si potrebbe montare col T2 attuale, dei mazzi che sciamano. Quindi l'ipotesi era o punta a creature che diventano grandi, diventano forti, oppure tanti piccoli gattini. Sarebbe Già interessante. trampato. Ristampato. Ah, ristampato in comando 2015. Se non... Ah, sì, nei Sì. mazzi giganti, perché Mi è un sembra, sì, gigante. mi ricordavo che era stato ristampato perché avevo controllato le edizioni. Kenichi, grazie Kenichi. Concerto secondo dove comprare carte single online. Noi di solito, se allora sei in poche quantità, quindi singole o così, andiamo su Deck Tutor. Perché è tutto in Italia, quindi non devi spendere una follia nella Di spese di spedizione. spedizione, semplicemente. E è una specie di eBay, dove ci sono tanti sia rivenditori privati che Negozi. negozi. Shark Anita potrebbe essere una ristampa da Commander, nel mazzo Drago, Sì, poi l'avevamo pensato. effettivamente, sì, effettivamente ci potrebbe stare. Mentre, rispondendo a Libano, se devi fare ordini grossi, di solito io vado o su MTG Mint, che è un sito cinese che Però... però fa da sponsor a una squadra di pro, E che è la squadra poi ci asiatica di siamo sempre pro. trovati particolarmente bene. Sono abbastanza forniti sulle cose ultime, Sono sono sempre forniti. abbastanza forniti sulle cose un po' più vecchie. Dipende dal periodo, perché hanno praticamente dei magazzini, penso che ogni tot li ristoccano. E però lì col fatto che i prezzi sono in dollari, quindi il cambio è favorevole. Esatto, MTG Mint Card. Il fatto che i prezzi sono in dollari, dicevo, e quindi il cambio è favorevole, e il fatto che comunque hanno sempre delle carte che hanno sempre abbastanza Eh sì. quantità e disponibili, e il fatto che c'è la possibilità di prenderli in cinese, che di solito costano un pochino meno, Tranne il foil, a volte il tranne il foil è un problema. esatto, però in generale costano un pochino meno. Quanto ci mettono ad arrivare? Allora, noi che con la spedizione in Europa, se superi i 150 dollari, Cosa che non è così che non è così difficile. difficile, se superi i 150 dollari dell'ordine totale, tu paghi, ti fanno la conversione automatica della spedizione ad espresso, e quindi pagando una cosa tipo 6 o 7 dollari di spedizione, ti arriva in 2 Ovviamente superando quel giorni, superando i limite, 150 dollari altrimenti ce totali. ne mette un po' di più. Tu scegli quando superi i 150 dollari, cioè quando hai finito l'ordine, se hai superato i 150 dollari, tu poi selezioni ti fa scegliere ovviamente che tipo di spedizione vuoi, tu scegli la più economica e loro automaticamente te la aggiornano a quella express, Poi e ti arriva abbiamo o il giorno dopo, o ti arriva o l'indomani o il dopodomani. Comprato anche una volta da MKM Ah sì, una SIL. MKM, sì, più che altro, MKM è più per i rivenditori, secondo me.
Cioè, o Sì, ma devi era trovare stata uno. quella spedizione delle carte Sì. singole in lingue diverse. Però effettivamente di solito è o deck tutor o Sì, MTG MKM è alla fine un deck tutor che però puoi andare a Mint. prendere Esatto. da altre parti d'Europa, che poi lì dipende se conviene o non conviene, dipende anche da qua. Deck tutor sei sicuro che almeno sei in Italia e anche se devi prendere tante carte da rivenditori diversi non spendi tanti, spendi al massimo se fai la spedizione normale spendi 1 euro, MKM è usato solo per una cosa, controllare i prezzi. Ah, ok. No, io avevo Esatto. dovuto prendere per un amico delle carte, delle carte singole della stessa carta in varie lingue diverse, perché le stava collezionando in lingue diverse, e lui è americano, non poteva comprarle, non riusciva a prendere da MKM perché è europeo e non riusciva a farsele spedire. O era È un prezzo americano, assurdo. è americano. Eh? Sì. Hai detto è europeo. E no, lui mi ha fatto prendere le robe dal lato europeo. E lui è americano, non riusciva a farsele Ma tu hai detto spedire. lui è europeo, hai Ok, detto a un vabbè. certo punto. E quindi ho dovuto prenderlo. Effettivamente non era male. Figurati. Però sì, gli altri Libano. due ci troviamo un po' Quello è meglio. Goku. Sì, andiamo avanti sui gatti. Torniamo ai gatti. A me piace. Gatti, Allora, gatti, gatti. Nishoba Fantasma, potrebbero ristamparla. Io compro da MKM. Nishoba Fantasma non l'hanno mai ristampata, che io mi ricordi, quindi potrebbe essere una buona occasione per ristampare una carta che ha fatto la sua storia alla fine, perché è stata giocata ai suoi tempi, perché è molto forte. In più ha quella meccanica bella degli spiriti che avevano in quell'edizione, che quando gli viene inflitto danno, invece lo previeni, gli togli solo un segnino +1, il fatto che poi ha lifelink non è male. No. E a travolgere soprattutto, quindi non. Ma non è gatto? Sì, è gatto con la nuova. Sì, è diventato gatto. Anch'io le voglio quelle emotiche. Ma magari ci sono già, solo che io non No, non commento. commentiamo Non quasi mai. Che usiamo quasi mai la chat. vedo se riesco. No, No, cosa hai fatto? Folle, cosa ho combinato? dove volevi Ma andare? no, ho toccato, volevo scrivere, andare qua. Avrei toccato il ricarico. Ho toccato perché lì ci sono le emoji, quindi puoi mettere i gatti anche tu Ah, se ci vuoi. sono. Cioè, Scared se vuoi, puoi mettere anche tu i gatti e farti vedere che cat. Ecco. Che possiamo. bello. Wow. Comunque è un gatto perché l'oracolo è stato aggiornato Ok. e non è scritto qua, ma dovrebbe essere gatto bestia. O non mi ricordo se è Gatto spirito spirito, gatto o hanno penso. aggiunto gatto a bestia Gatto spirito. bestia. Cioè, Miri era un'ipotesi particolarmente Ci carina. sta anche con l'idea, comunque è forte perché è un 2-3 a questo 3, attacco improvviso, passa foreste, cautela, quindi non è Ci male. piace. Poi il leone bello criniera, che secondo me lo devono mettere per forza, anche perché non è una carta costosa ed è una carta che ci sta assolutamente col mazzo. Sì, e anche perché è un bel È leoncino. un Guarda che leoncino carino! esimoto. Queste Poi. sono per rientrare nel flavor del guadagno vita, metto cam, faccio cose, quindi i compagni di Ajani. E poi questa è Brimas. un'ipotesi, Ma secondo Brimas me sì, ci lo potrebbe mettono. stare moltissimo, anche perché rientra nell'altro lato dello Esatto, sciamare. perché fa tanti gatti. Niente di Amon Gat. Secondo me non li mettono. Allora, io avevo ipotizzato che potessero mettere, se non il sovrano del branco, il gatto precedente, quello di Amonkhet e non di Era della Rovina. Però secondo lui invece sono Sono carte troppo troppo recenti. recenti, quindi non vedrete nelle nostre ipotesi carte troppo recenti per una sua ipotesi che secondo lui non No, ci di solito saranno. non mettono carte, soprattutto dell'ultima edizione, perché non ha, cioè, loro vogliono che voi sbustiate l'ultima edizione, quindi che troviate i gatti di Per Amonkhet. inserirli nel Commander. Ah, infatti, dipende Dipende sempre dalla struttura del da che mazzo. mazzo vogliono fare. Adesso noi ci siamo basati proprio sul tribale, un po' più in generale Cioè, su quello che rispetto a. fino adesso. Tanto è bannato. Hai bannato? Il Felidar nella.
Non Non mi ricordo, è secondo me il sovrano del gattino. banco potrebbe anche inserirlo come sovrano Scusa, di ma ferro. Felider non è il gattino. No, è il Quello di... gattone che vinci se hai 40 punti vita o più. Secondo me non è bannato. Forse in 1v1 è bannato, ma in multiplayer mi sembra di no. Controlla te sul telefono. Eh sì, comunque, ma l'idea è, lo vuoi far boostare o lo vuoi far comprare? Cioè, la questione è, se non sbusti non avrai No, gattini. secondo me mettono, cioè non possono mettere carte che puoi trovare facilmente. Il sovrano di Felida non è bannato. Ah, ecco, Ok, mi infatti. sembrava. Forse in 1v1 potrebbe essere bannato, perché di solito le bannano, quello sono bannate. Felida Guardian, bannato in standard, eh? Ah, no, Ma il gattino, quello di è il Saili, gatto deve essere. Saili. È gatto Saili che è bannato, però è in standard. Aristampano Felida. No, era il sovrano dei Felidar, Eh quello sì, ma io parlavo del gattino che... Ah, quando. ok. No, non avevo capito. Perché il Felidar, io ho pensato... Ok. Forse possono metterlo il Felidar, magari. Forse però è troppo recente anche quello. Tutti quelli che non li hanno bruciati possono giocarli nel Command. Poi andiamo oltre. Beh, Kemba. l'ipotesi Kemba e Sempre se questo il mazzo tende ad avere un buon numero una cosa di. di Anche perché equipaggiamento. comunque era già stata ristampata nel Commander giusto e Esatto. quindi potrebbe in questo caso non essere ristampata se non pensano di metterci degli equipaggiamenti. Sì. Cioè ci sarebbe un po' troppa roba dentro. Questa è una mia ipotesi, Ci anche può se. stare. Per ristampare questo Leonid, però, Ma ci cioè, sta anche in ci sta Commander, un anche effetto del genere può rompere in. È le particolarmente. E quindi è una carta che secondo me ci potrebbe anche stare. balle. Per ritornare agli Ah, altri, che tema potrebbero potrebbe avere? aver fatto questo, è quello invece sui ipotetici incantesimi. Aure, Aura incantesimi. incantesimi, dato che comunque abbiamo visto che il gatto non è Naya, come magari, ma è solo bicolor, potrebbe non richiamarla gli incantesimi, che sarebbe invece più d'effetto con il Naya, avendo. Beh, il rosso in realtà non ha tanti No, incantesimi, però quindi nel ce lo vedo senso. più nel verde Però bianco. il Naya è il frammento con Sì, gli ah sì. incantesimi, anche se effettivamente ci sono tantissimi incantesimi in verde e bianco. Abbiamo visto che l'idea di tribali, quindi di gruppi di creature simili o di classi simili, quindi ci potrebbero stare un po' di incantesimi che coi gatti piacciono sempre. Una carta che no, secondo noi non vedremo invece è la Nakat, quella che Sì, gioca Nakat, con quella le aure, cioè costa 1. non è anche in aura, non la giochi No, in. no, No. no. Equipaggiamenti del mazzo gatti. Gomitolo di lana. La creatura Sì. equipaggiata quando viene bloccata infligge il doppio del danno. Mai disturbare un gatto che gioca mai. Erba gatta. La creatura equipaggiata non può attaccare. La sua costituzione aumenta di X, dove X è la costituzione base. Beh, ci può stare. Si potrebbero fare. Magari in Unstable ci sarà il mazzo gatto con questi artefatti. Con questi equipaggiamenti. Poi passiamo oltre al mazzo, quello che si è rivelato essere maghi. Maghi. Il mazzo E lo equipaggio. Maghi è un mazzo. Allora, la questione di questa cernita di carte è stata un cicino Equipaggiamento complessa. Perché? lettiere croccantine. Perché abbiamo cercato su quel meraviglioso sito che è MTG Card Sì. Info, con la tag Maghi. Ed erano più o meno 400 pagine. E come voi No, ben sapete. 460 Carte, carte, no, erano carte, carte, carte. carte, 460 carte, quindi un buon numero di pagine perché comunque sono 20 a pagina. Allora abbiamo detto, ma magari se mettiamo solo le rare forse ce Sì, ne certo. troviamo qualcuna in più. Perché? Perché Maghi comunque è una Maghi Grixis, Sì, come quello che poi in tre colori, Flori, quindi cioè, ancora. ok, tipo ricerca infinita. È il sottotipo maghi accompagnato a umani, accompagnato a vampiri, accompagnato a tutto quello che vuoi, anche agli zombie. È un sottotipo che comunque è dall'alba dei tempi in Sì. Magic.
Quindi, quella Yokone sono io, la Katari, sì. Katara, sono io, Dove X è il sì. numero di gatti che controlli, quando entra sul campo di battaglia metti in gioco tre token gatto 1-1. Li lanci, come quella dei Simpson. Esatto. Quindi, Ha Gianni come conto come gatto e finisce ovvio. Quindi mi hanno ipotizzato dei maghi rari che si potrebbero giocare. L'ipotesi è che avendo come colori Grixis potrebbe avere anche un sottotema simile a quello di Grixis, oltre a un classico contro, quindi un rianimare, riprendere cose, usare il cimitero, ed era un po' quella. Prima ipotesi è il nostro amico Teferi. Dato che era stato uno dei comandanti di Commander, dato che nell'ultimo era Esatto. stato stampato da Retti, perché non stampare nei maghi Teferi? Sarebbe abbastanza sensato. E Ci sta. quindi Teferi ci starebbe. Anche Arcanis era stato Il consigliato mago. come il mago, per eccellenza, quindi ci potrebbe stare un modico costo 6. Sì. Poi Dual Cast potrebbero rifare, perché ci sta. Nekusa e Geleva sono due maghi, niente male, se contiamo anche gli ex comandanti. E Abbiamo infatti. ipotizzato, perché averli tutti sarebbe stato un po' Nekusar, era il nostro sogno rispetto a Geleva, perché mettendo sullo stesso piano tutte e due, Nekusar ci sapeva un po' più Sì. di E Grixis, poi è più è più usato, usato, è quindi una ristampa. farebbe più favore a... Scontro Arcanis contro Argattis. Lo Cioè... banno, basta. Ti No, banno. no, no, Lo dai, fa lo faccio. stesso, non No, non lo bannarlo. fa. Scherzo. Ti lobbo. Con Dual Cast, che forse potrebbe essere messo in un mazzo in cui è veramente utile Yeah. per una volta. Poi Paura. Granerendra Archmage, che è un bel counter con persistere. Esatto. E E a beh, Draghi sì, dove perché poi... arca aiuto Ardraghis. Ok, basta. Glenelendra ci piace, ecco perché comunque l'idea è che se c'è il blu e sono maghi, sicuramente non è un mazzo simpatico. Esatto. Cioè, partiamo da questo simpatico presupposto. E poi c'è Persistere che c'ha quella cosa un po' Però cimitero Grixis, ci eh? stava. Ci può stare, poi. La mia ipotesi è che comunque lei, questa bella donna, cioè di cui mi piace anche molto l'abito, non sia Grixis di origine, anche se perché fa più Teros, fa più altro come piano, magari qualcosa, anche un altro piano che non conosciamo, però non è, lui mi ha detto è troppo viva per essere Grixis, cioè nel senso è viva Sì. ancora, quindi può darsi che sia comunque Un nella... caibut. abbia acquisito uno dei tre colori, magari tramite qualcosa, tramite un rituale, tramite qualcosa, tramite uno studio, però nasca magari in un ambiente che noi conosciamo con bicolor. Cioè potrebbe essere una maga di Teros blu-nera e abbia imparato magie rosse, cioè una cosa così. Anche l'abbiamo spietato effettivamente non sarebbe una brutta idea. Sì, Ci però potrebbe fa solo due stare. danni così. Prodigio svuota magie, sì, l'abbiamo messo. Cioè, Va dopo. avanti, vai avanti. Questa qua abbiamo 2-2 costo 3, tappi 2 maghi che controlli e copi un istante una sorcery, che non è male. Poi c'è questo qui che pesca una carta per ogni mago che controlli, secondo me, anche col fatto che non l'hanno mai ristampata, può C'è starci. sempre la questione, non l'hanno mai ristampata, giusto con i maghi, magari potrebbe essere il momento. Sì. Poi questa è quella che sconta i maghi e i tritoni, vabbè, però ci Sì, sta. però comunque in un mazzo maghi, se hai una cosa che sconta i maghi, non ci Sì, pianghi sì, sì. sopra. Ha senso. Graceful Adept per non avere Limite di carte limiti in carte in mano. mano ed è anche un mago. Questo qua l'ho messo so io perché è un mago nero che fa comunque un effetto che ci sta in Commander, che all'inizio del tuo mantenimento tutti i giocatori scartano una carta. E quello, cioè solo per quello, non perché sia forte particolarmente. Magari vanno a pescare d'assalto. Sì. Sì, esatto. Io spero che ristampino il cronologista del faro, così, perché è forte.
Anche se non monoblu forse non è così forte ed è per quello che magari lo possono stampare, così non risulta troppo Esagerato. esagerato. Anche questa perché non l'hanno mai ristampata ed è un mago nero che fa una reanimate, quindi Quindi comunque l'idea di buttare cose nel cimitero ti può permettere di riprenderle. la maga dell'immagine si chiamerà Inala Arcimaga Ritualista. Ah, dove fonte, please. Givasa de Fonte. Che così andiamo a vedere anche noi. Perché ogni spoiler Esatto, ben accetto. Poi Sower of Temptation, che quando entra in gioco prende il controllo di una creatura fin tanto che rimane in gioco ed è ovviamente un mago. È spoilerata dallo stesso ragazzo che ha preso le immagini dei draghi. E qui dice da fare una ricerca. O forse su MTG Salvation, può Suppose name essere. she is, MTG Salvation 6 giorni fa Ah, addirittura. no. Sì, Non ma credo. un attimo. Sono i Solo nomi, il nome, sì. sì. Poi, abbiamo visto anche questo Patron Wizard che Alchimista di affetto non ce l'ho presente. Questo sempre perché non è mai stato ristampato. Fa un effetto che c'entra coi maghi e fa counter, quindi ci può stare. E costa triplo blu. L'ho messo 2 volte. Biscazziere di affetto. No, non mi ricordo neanche quello. Sì, no, abbiamo guardato tutti quanti i maghi perché era una ricerca Poi impossibile. Archivista di Jace perché sì. Prodigio di svuota magie perché è forte comunque. Uscendo dalle creature in un mazzo Grixis maghi, vedrei da Dio lo Zenith blu, lo Zenith rosso e il rito di replicazione, oltre che il counter, flux e rimbalzo selvaggio. Sì. Staponato e fatto una creatura. Ah, no, non ce lo vedo tanto come mago. Archivista di Jace è il modo migliore Sì, di ho avere una ruota più trovato veloce il di un post, bot. era sempre lo stesso quello che poi abbiamo trovato Ah, ok. le art. Dicono Grixis Wizard according to person who originally spoiler Cats and Dragon. No, i I gatti sono stati gatti non spoilerati c'è. secondo me in un altro modo. Facebook group bla 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 e Inala Archmage Ritualist. Però poi tipo nessuno. Quasi, sì, hanno fatto vedere le Le buste. bustine, sì, quello l'ho vista. Ok, questa me le salvo però se posso. E poi, no, vorrei davvero farlo. Poi il Lich di Avengul che ci sta sempre con un eventuale tema Grixis del mazzo che vuole avere, che comunque è abbastanza forte, secondo me, questo. Soprattutto col fatto che può farlo da un qualsiasi cimitero e prendere le abilità attivate di quella creatura quando la lanci. Poi Shadow Mage Infiltrator perché ci sta come flavor. È un mago, fa pescare quando fa danno, fa paura, costa poco, non è male per Commander. Questa è no la nostra speranza di ristampa. Che è Nekusa. Tra i due Tra i due abbiamo messo. rispetto a Geleo. Vado in combo infinito. Tappo l'alchimista per stapparmi l'alchimista che tappo per stapparmi l'alchimista che tappo per stapparmi l'alchimista che tappo eccetera 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 eccetera. E stalli il gioco e finisce in parità. Poi Teferi Mago di Zalfir perché è forte e secondo me si può stare una sua ristampa. Azami, forse col fatto che l'hanno appena stampata in Anthology. Però la questione era proprio il flavor maghi, Esatto, cioè vabbè, questo è fortissimo, la prima cosa che secondo mi è venuta in mente è che un nostro amico ha il mazzo mago e lui ha aveva il mazzo mago con Azami e
L'avatar dei maghi, Ah sì, l'innominato. beh, quello era un common, quindi ce lo siamo perso perché abbiamo filtrato solo i rari. Cioè, perché essendo comunque, cioè, praticamente scrollando quei tre colori c'erano anche carte che dici, ma cosa c'entra? Non c'entrano niente con i maghi, solo che come sottotipo hanno i maghi. Quindi Esatto. effettivamente il sottotipo mago è quello E poi che basta. è un pochino più complicato. Non Esmeri, Riptide Laboratory, secondo me lo ristampano sicuramente perché è troppo forte. Scrollrunk. Skullrack, troppo, sì, troppo costoso, anche secondo me. Non la ristampano. Oppure se la ristampano, spero che la ristampino altre cose belle negli altri mazzi, ecco. Però secondo me no. Passiamo all'ultimo, direi. Dopo Passiamo all'ultimo. Allora, i l'ultimo maghi ci sono i i vampiri. vampiri, guarda come ci guarda malissimo. I vampiri, ipoteticamente, cioè l'ipotesi molto molto chiara perché dai, l'abbiamo creduto tutti, lo sappiamo. Lui è Edgar Marco, punto. Altrimenti abbiamo una nuova mossa mentale. È il nostro amico Edgar Markov, perché guardatelo agli occhi gialli, sembra Sorin invecchiato, il figa Già. cosa. È il nonno del nostro amato Sorin, che ovviamente è il patriarca dei vampiri di Innistrad, colui che li ha iniziati. Se spostassi noi un po' più in alto, faremmo vedere anche ipoteticamente quella potrebbe essere o semplicemente lui che aveva sete in quel momento, oppure anche rappresentare la coppa da cui ha dato inizio al rituale, il rituale per iniziare la stirpe dei vampiri, poi tornare giù. Esatto. Perché Mardu? Ma non era Edward Cullen il patriarca? Sì, esatto, proprio lui. Ma poi l'hanno ucciso. Esatto, poi l'hanno ucciso con un colpo di stato. Edgar ha preso il Potrebbe essere il potere. momento del rituale. Direi di no perché ci È sono troppo. altri Allora, è un vampiri po' troppo attorno. vampirico con tutti i vampiri e lui che è vestito da chiesa gotica. Ho notato Forse adesso che sono spallato, c'ha una faccia che urla. sobrio ed elegante. Vacca boia, che uomo sobrio. Quindi ipoteticamente è a esclusione il nostro Edgar, guardate gli occhi gialli, già quello un po' ce lo faceva capire, i capelli bianchi, tutta sta cosa. E Edgar sicuramente sarà Mardu. Mardu perché forse come il nipote ha cercato un bene, beh, nero per il vampiro, come il nipote ha cercato il bene superiore del salvare, provare a salvare la popolazione, e lì c'è il bianco. Il rosso è perché comunque la metà dei vampiri di Innistrad sono neri o sono rossi, cioè Sì. nel senso c'è poco da fare. Lui, essendo il patriarca di tutti i vampiri, doveva avere e essere onnicomprensivo, Sì. quindi Anche tenerne tutti. E poi, perché se sbilanciasse sarebbe lui l'elfo, sarebbe inquietante. vero. Poi un'altra cosa, in Ixalan nel leak che è uscito, si sono visti dei vampiri bianchi, ma non bianco-neri. Ma Mono mono bianco. bianchi. E questa cosa, sì, cioè, era già una cosa di dire, se gli mettono un commander Mardu, vuol dire che comunque magari ci saranno anche dei vampiri bianchi che potrebbero essere giocati. Esatto. Chi abbiamo ipotizzato? Lui, Anuon, perché ovviamente quando pensi ai vampiri pensi a cose che sacrificano i non vampiri. Esatto, chiaro. Esatto. Insomma, i vampiri si vogliono bene, non vo schifano gli altri, quindi che vengano sacrificati. Un altro vampiro bianco-nero, che con le tipiche abilità dei vampiri, lifelink, protezione, soprattutto lifelink. Vampiri bianchi in un piano azteco. Cioè, allora, finché non è confermata effettivamente, io vi dico quello che abbiamo visto Sì. e che era uscito. Abbiamo l'album sulla pagina di Ixalan, quelle carte che si sono riuscite a decifrare. Quindi potete vederli lì, quelli che ci sono. Quindi, se siete stupiti, non ditelo a noi, perché comunque è un attimo, Non ti con calma. Non ti preoccupare. preoccupare, ci abbiamo pensato. Questa è carina perché comunque ci sta anche coi commander, perché Sì, poi sai, bianco, è uno dei pochi bianconeri che ci sono. Sai cioè, che hai notato adesso che c'ha dietro delle tipe dentro delle gabbie? beh, insomma, diciamo che è un simpatico orzo.
Sì, ma corriamo il rischio di un dio brando in Magic, questa cosa è bellissima. Chi è il dio brando? Giorgio. Ah, Non lo so, è dici che finito. è una JoJo reference? Questa è una Sì, JoJo è una reference. JoJo reference, quindi spiegatecela perché Noi Giorgio. non abbiamo guardato JoJo. Potreste odiarci, potreste Io amarci. volevo iniziare a guardarlo Abbiamo due anime lì che stiamo in realtà. Fa lo seguendo. Uno stesso. dei due è di dubbio gusto, dobbiamo andare avanti. Andiamo Particolarmente di avanti. dubbio gusto. Questa qui è un'altra che perché non è stata ristampata mai. È un vampiro quando Ah, viene il fitto vampiro da. di Giorgio, ok. Ah, ok, c'è proprio un vampiro. Ogni volta una creatura inflitta danno da. A cui è stato inflitto danno da lei in questo turno viene messa in un cimitero, la fa tornare in campo sotto controllo. Io pensavo che fosse una bestemmia. E un suo amico, dopo aver indossato una maschera azteca maledetta, diventa un vampiro. Ah, Ok, ok. perfetto. Perfetto. Questa è una ristampa, come detto, cioè un esempio ipotetica perché non è mai stata ristampata e comunque l'idea è carina, un Sì, vampiro poi è morfa. morfo, cose. Mirri, Mirri, per rispondere alla Mirri dei gatti abbiamo messo la Esatto, c'è una Mirri Mirri vampira. vampiresca. Serve anche il drago vampiro, quindi cioè nel senso avremo Esatto, vampiri in ogni per dove. me. Potremmo mettere Drago Vampiro, se vogliono fare dei crossover Sì, con le cose. esatto. Si chiama così perché è molto egocentrico, perché l'autore vuole fare una citazione a Dio, il cantante. Ok. Ah, sì, avevo visto che c'era Dio in Giorgio, infatti non capivo quando vedevo. Questo Blood Ghost è forte, appunto. Sì, Cioè. questo potrebbero metterlo dentro, soprattutto se ci sono effetti che pompano i vampiri così, con l'Enfold torna. Ci starebbe, Non ci è male. starebbe. Poi questa è straforte, soprattutto in multiplayer in ottica Commander, perché quando entra ogni avversario perde vite pari al numero di vampiri che controlli, tu guadagni vite pari alle vite totali perse in questo modo, quindi in 4. Sì, magari. E magari in 4, giocando in 4 comunque fai danno per 3 e tu guadagni, E che non questo è male. Poi, Sovereign Lord of Innistrad, come ipotetico che possiamo vedere così la somiglianza con. esatto, come ipotesi della, perché comunque abbiamo detto un potrebbero essere Champagne. champagne. potevano, cosa potrebbero stampare? In realtà effettivamente Sorin Lord of Innistrad è quello forte. Ma non è il più forte in ottica Commander, perché nel senso Soaring Markov è più devastante in ottica Commander, perché lo cali e fai il Eh beh, danno. certo. Quindi effettivamente Lord of Innistrad è carino perché sciama con vampiretti che hanno lifelink, cosa tipica dei vampiri. Le creature che controlli prendono un più 1 più 0 e Ma fa poi l'emblema fa più che altro, però non è l'emblema, cose, male. cose così. Potrebbe essere carino, ovvio, magari non ci stampano questo, ma ci stampano l'ultimo, anche se ritornando all'anno è un po' troppo È un po' vicino, troppo però recente. effettivamente l'ultimo ha un costo di mana meno Sì. accessibile e quindi è un sei champagne, magari. Questo è un altro. Bloodline Keeper, che è forte. Sei diventato un muro 013, grazie Nair. Potrebbero Magari fanno. effettivamente ristampare Sorin nel muro, sarebbe una Sorin, cosa terrificante creatura vampiro. Planeswalker per vampiro vampiro muro. muro. Difensore. Potrebbero anche farlo, oppure mettere tipo il muro dei gemiti, mettere il muro dei vampiri, perché c'è il Ah, è muro dei vero, Markov, questo. e dove c'è tipo lui lì in mezzo. Tipo. Maremma! Maremma! Maremma. E quindi è tutto, secondo me dice anche tutt'altro. Sì. Maremma Nairi. Maremma Nairi sicura. Maremma Emrakul. E questo ci potrebbe Questo stare. è forte Anche perché se è la sciama questione e poi del può. Ah, esatto. però. Lì bisogna capire cosa. Questo qua ci sta. È forte perché ha 7 di sangue 3, quindi. No, Sorin! 13 Voglio un audio. segni di fedeltà, una sola abilità, 0, para una creatura, usala come istantaneo. Bellissimo. No, beh, il muro di Sorin Dopo lo sarebbe. facciamo. Sì, muro di Sorin.
Sorry, muro vivente. Questa è forte perché pompa tutti i vampiri, hanno sete di sangue 3, quindi se in realtà se a un avversario è stato inflitto danno in questo turno, quindi se c'è un qualche modo per dare lampo ai vampiri, top. Lui è un grande Questo è un grande classico. classico, esatto, ed è anche un vampiro, quindi forte. Questo secondo me ce lo mettono se tutta la vita, più uno tutti i vampiri, tappi 5 vampiri, prendi il controllo di una creatura che diventa un vampiro, Quindi forever. diventa un po' piccicciona. Questa forse sì, forse no, dipende da quanto considerano recente Zendikar in realtà. Anche se sarebbe molto più forte e molto più adatta. L'altra trama era già stata stampata in Commander nel 2014 nel Commander di Ghisa, Sì. quindi di Obnixilis in realtà. E quindi era già stata ristampata. Questa sarebbe effettivamente una ristampa migliore. Ecco appunto L'altra, come appunto, pagando, dicevamo. però è un vampiro, ha un'abilità mica da ridere, Sì. quindi insomma, questa sarebbe ottima. Ci sta, anche se nel senso sacrificare un umano non ci riesci, però Però comunque metterla dentro non è male. questa drana ha senso, però. Sì, infatti. Cioè, tutte e due le drane hanno Sì. senso all'interno di un commander, anche perché comunque l'altra hai possibilità di avere molto mana disponibile. Vampiro di Mephidos, primo del suo piano. beh, dipende. In realtà può starci anche il vampiro di Mephidros, dipende da cosa vogliono farci. Poi c'è la nobile qua di Calastria, che è abbastanza forte in un vampiro, comunque, perché fa Drain. Kalitas vecchio, che è comunque forte, ci sta in Commander, è un palo. Questa è molto forte, quando una creatura controlli fa danno a combattimento a un giocatore, metti altrettanti più uno su quella creatura. Quindi, ed è un 6-5 volare a costo 6, comunque. Quindi potrebbe. Non sono quelle mitiche che magari no, sono difficili da trovare, e che però di solito appunto non costando tantissimo tendono a ristampare nei Commander. Diario di Sorin, giorno ormai non lo so più. Mi hanno stampato ancora nel muro, Come come muro. muro. Almeno ho promesso di pagarmi in sangue. Almeno per un paio di giorni non dovrò più bere i miei vicini. Oggi non ho ancora detto odio Olivia. Il mitico diario di Sorin. A proposito di Olivia. Questa rispetto all'altra, anche se secondo me l'altra è più incisiva, in un mazzo più veloce potrebbe Sì. essere più incisiva, Però questo è più forte in questa è più forte in Commander. Commander. Perché prendi controllo. Sì. L'altra è se lo vogliono strutturare come mazzo veloce. L'altra ci Sì. starebbe. Non credo le vedremo tutte e due. Diciamo che non credo, a un me, solamente due. Sarebbe bello scrivere Non ha tre anche gambe, si sta sollevando il vestito. la famosa Olivia a tre gambe. Sì, il tessuto è un po' rigido, un po' strano, cioè in teoria dovrebbe tirarselo su un po' di più, Ma però secondo me, potrebbe. perché l'idea è che avesse la gamba piegata, poi però si è cioè, poi gliele ha messe stese, ma si è dimenticato No, che. sta tirando sul Ma lo sta tirando vestito. sul modo strano, È sembra che abbia quello il un problema. ginocchio, sembra che abbia il Allora, ginocchio o il signor qualcos'altro. Deschamps non ha. No, stavo leggendo. Il signor Deschamps non ha allegramente spiegato questa cosa, a differenza di altri artisti che Esatto. hanno spiegato il loro punto di vista all'interno dell'arte. Quindi rimarrà Olivia che si solleva in modo strano Esatto, il in vestito. realtà l'ho confermato, in una prima bozza aveva una gamba alzata, poi modificata e si è dimenticato. Bene, Ecco. bravi. Secondo me si sta preparando all'abbandono di Sorin. Ma secondo me non corre buon sangue tra i due vampiri, però quella è un'altra storia. Questo ovviamente ci starebbe, perché Esatto. comunque anche questi gli altri vampiri diventano migliori, Esatto, più bellini, un po' più piano ciccioni. Lui, vabbè, se non lo per forza ristampano. deve esserci. Come fai a fare un mazzo Non hanno vampiro senza scuse. Batman? Non Non hanno puoi. scuse. Non hanno scuse. Questo è un altro. Sì, esatto, è È un Olivio. Ecco cosa Olivio. puoi portare come prossimo. Come si Esatto, il può prossimo portare? cosplay Olivio. Olivio. Questo è un vampiro. È uno di quelli che ho detto. Beh, ci sarà un vampiro
con qualche effetto così e soprattutto con un costo improponibile quale costo 7. E questo mi è E spuntato poi dietro l'hanno stampato l'ipotesi. soltanto in Commander 1, E quindi potrebbe quindi essere potrebbero anche. ristamparlo. Non è Esatto, male. non è male come idea. Un Blood Artist Anche questo è un ci può vampiro senza Blood stare. Artist. E Non poi è. basta. È E basta. finito. E adesso? E adesso. Io ho settissima. E vabbè, veniamo a bere. Queste sono le ipotesi. Ovviamente, magari non verrà stampato nulla di quello che abbiamo detto, anche se un po' Ma che qualcosa, qualcosa dai, verrà a stampato. qualcosa ce l'avremmo imbroccato. Ne abbiamo preso 200. Voglio il Voglio, barone sì, Senge. cioè nel mazzo maghi la nonnina Io voglio la Senge. nonna Senge. Che non mi fa. Ah sì, è tappa 2, tappala. Una creatura prende -1/-1 fino alla fine del turno. Troppo forte. Ed è un 1 costa 3, tipo. Bella, È nonna Senge. fortissimo. E là c'è anche Irina Senge. Irina era, cioè, Irimi. Irina era terribile, nel senso che le Oh, altre due gli art. incantesimi verdi e gli incantesimi bianchi costano 2 in più per essere No, giocati. beh, in realtà come abilità, Ovviamente. in alcuni casi è un palo. Però nel senso, io parlavo dal punto di vista delle art, il barone ha quel non so che, anche se un po' così Figo. figo. La nonna fa molto nonna, Irina sembrava un po' strana. Forse stampano solo ring e torri di comando, cose mai viste. Magari stampano una terra nuova che c'entra coi tribali. Tipo, Sì, potrebbero. scegli un tipo di creatura e ti dà il mana di qualsiasi colore per lanciare le creature. Cioè, diciamo una Cavern of Souls che però non fa l'effetto super figo della Cavern of Souls, che però ti fissa il mana per la Sì. tribù che scegli, ci può stare. Sì, una caverna delle anime meno figa. Esatto, diciamo una caverna delle anime nerfata. Oppure Che fa solo l'effetto del fix di mana, che se attingi per lanciare una cosa del tipo scelto ti dà un mana di qualsiasi colore e basta. Terra vampiro, una varia idea di cosa potrebbe Sorry. essere. Fa il sasso Sorin, che attinge bianco-nero. Esatto. Sassorin. Muro del maniero O Markov. Sassoring, perché ti aggiunge No, ma bianco davvero? nero. Sul serio? No, E salvateci. costa Salvatemi. Salvatemi. uno. Sassoring. Quindi allora dobbiamo fare il muro Sorin Planeswalker e il Sassoring al Sì, posto. sì, ok, va bene. Sì, deciso. Gioia. Gioia, Gaudio. Gioia Tauro. Gioia Tauro. Per ogni turno devi mettere -1/-1 su una creatura bersaglio. Perché? A sete! Ci posso. In realtà sarebbe. Comunque non sarebbe male, cioè ogni turno mettendone uno a caso su una creatura. Ovviamente è tua e non controllata dal tuo La avversario, sua quindi. creatura più vicina. Fisicamente più vicina. Allora giochi in mezzo a quello degli avversari. Esatto, gioco il mio Sassoring. E Dove beh, gioco? basta giocare con le terre davanti, ci metti anche il Sassoring. Sassoring. No, Ale, non È continuare. bello, No. lo faccio. No. Sì. Sì, intanto lo fai, lo so che lo fai, come Sailor Moon. Che Come bello. Eldritch Moon. E quindi queste sono le nostre Esiste ipotesi. il muro di sangue, ma non è il muro di Sorin. Non è Non il è Sorin il Sorin muro? il muro. Ma io tengo le terre davanti, quindi uso il Sorin. Esatto, bene, benissimo. Guarda, cioè, proprio siamo andati nella direzione giusta. Perfetto. Il Sorin a questo Il punto. Sorin. Sorin. Wow. Wow. Proprio wow. Queste sono le ipotesi, i veri spoiler arriveranno a metà di Boh. agosto. Domani c'è il podcast sui Commander, Domani c'è il podcast. quindi forse qualcosa, boh.
magari visto che sono uscite un sacco di informazioni su anche questa nuova comandante, che oddio, abbiamo scoperto come si chiama, magari ci confermano i nomi. Ci confermano che è lui, Ah, è Edgar. Cioè, alla fine sì. confermare che sono determinati personaggi. O che sì, esatto, pure si parla di Soren Muromarkov, Surkov. Muromkov. Cioè, ipoteticamente parlare di chi sono senza dire cosa fanno, sono spoiler che ci possono Esatto. dare. E a noi ci piacciono, quindi ascolteremo anche il podcast. Ascolteremo il In podcast. teoria domani quindi non c'è la Magic Story, o c'è la No, Magic... Non non c'è la c'è il Magic Story, perché c'è podcast il podcast. di chi si occupa della creazione delle storie, delle ambientazioni, degli ambienti dei personaggi, eccetera, 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 Quindi vedremo cosa ci diranno. Quindi per oggi è eccetera. Per tutto. oggi è tutto e vi ringraziamo per averci seguito fin qua. E Come vi al salutiamo. solito noi vogliamo fare un'ora, ma diventa sempre un'ora Eh sì, e mezza. due cose, una cosa potremmo anche dirla. Stavamo Tipo. pensando di accorciare il nome della Ah, pagina, sì. così brevemente, e al posto di, quindi, non di essere più traduzioni Magic Magic the Gathering. Gathering Italia, Ita. utilizzare il nome che comunque vedete qua in alto su Esatto. Twitch, che è traduzioni MTG Ita, cioè una cosa che io lì tipo gli dico da... Ma fallo ufficialmente. Mettete un like alla... Già fatto. Bah, fatto, animali domestici. E praticamente l'ipotesi è per rendere un pochino più memorizzabile la pagina, dato che tutti i link hanno soluzioni MTG Ita, pensavamo di accorciarla. L'idea originale era di cambiarlo completamente, ma abbiamo pensato che andavamo a dover cambiare Sì. tutto. E alcuni siti non ti permettono di cambiare tutto. Già. Quindi, dato che per evitare di essere, ma noi eravamo quelli, guardate che c'è il link, e puoi avere il nome da una parte in un modo e il link dall'altro con un altro nome, abbiamo pensato che è sempre un casino di accorciarlo un cicinino. Quindi niente di particolare, non è che faremo altro, perché l'idea era non facciamo più solo traduzioni, però effettivamente cambiare completamente non è una buona idea. Quindi lo accorceremo in quello che è praticamente il link ovunque, quindi non sarà Sì. difficilissimo da memorizzare come cambio. E poi in teoria, se ci seguite, arriva la notifichina con scritto ha cambiato nome, si chiama così. Quindi in teoria potremo chiamarci anche tipo gattini carini, ma Esatto. saremo sempre noi. Però dato che non parliamo solo di gattini carini, ma anche di muri Anche di muri e di e di vampiri. vampiri, rimarremo su traduzioni MTG Ita. Ci sarebbe ancora un'altra cosa, ma non la dico. No. No, troppo presto Quella per il da cambio di fare col... nome. Ok. Cioè, la No, vorrei non la diciamo. dire, ma poi, cioè, sì, Non dai, la la diciamo, dico. ma non la diciamo. Non la diciamo. Ormai ho fatto la curiosità. Ok, Appunto, così aspettano. aspetterete. Ci sarà un'altra cosa che faremo in concomitanza del cambio del nome, o comunque lì vicino, Esatto. e servirete anche voi, cioè in realtà sarà per voi e Sarà per servirete voi, voi. Eh esatto. E dai, con questa suspense però. no, vabbè, Basta, adesso chiudiamo la live così, ciao. no, No, l'idea, no dai, era un'idea carina così, niente di particolare, però comunque cambieremo sì. il nome e E vedrete. vedrete. Anche Tanto perché siete, non siamo mai, ancora non siamo in tantissimi, quindi la suspense la rimarrà per suspense voi rimarrà cambiare solo per nome. voi. E magari dopo quello che faremo, magari saremo anche un po' di più qua. Speriamo, Cliffhanger forse. degni di Hollywood. Non credo, insomma, non abbiamo detto tipo vi facciamo vedere Liliana. No, forse la mia idea di chiudere la live così a Ah, cazzo, sì. subito. Ah, sì. E Cazzo. Adesso posso chiudere la live. Sì, è vero. Bene, vi ringraziamo ancora e buonanotte, buona serata, quello che volete, dipende da che ora andate a letto e se siete stanchi. Ah sì, c'è un'altra novità. Però Buonanotte. lì sembrava che effettivamente qualcuno si fosse distrutto qualcosa. Esatto, c'è qualcosa che non andava.
Ciao a tutti, Ciao a tutti, buonanotte, grazie buonanotte. ancora. Ciao, ciao.